Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Oggi ospitiamo i rappresentanti delle comunità neocatecumenali che hanno festeggiato il 50° anniversario della nascita del Cammino. Seguirà la lettura del calendario liturgico, degli avvisi parrocchiali e gli avvisi dell'oratorio. Sarà poi la volta della rubrica Un nome, un santo. Seguiranno notizie ed avvisi di pubblica utilità. E, in coda al notiziario, vi proporremo l'incontro di mercoledì 10 scorso, raccolta al Teatro Zanardelli, relative ad elucidazioni sulla nuova raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, assunta dal nostro comune. Buona visione! Orrisone Edoardo c'è, della terza comunità neocatecumenale di Bottolengo. E io invece sono Gianluca Almici, della quarta comunità neocatecumenale di Bottolengo. Siamo qui stasera perché vogliamo raccontare l'esperienza vissuta a Roma sabato scorso. E per me tornare a Tor Vergata è stato molto emozionante, soprattutto, innanzitutto, perché ho vissuto nel 2000 una giornata mondiale della gioventù che ha segnato abbastanza profondamente la mia vita, perché in questa giornata mondiale è iniziato, diciamo, il mio fidanzamento con Stefania, mia attuale moglie. Per cui tornare nello stesso luogo in presenza del Papa è stato certamente qualcosa di molto forte. L'occasione era per noi, la presenza della Tor Vergata era per un'occasione di festeggiare il 50° anniversario di, diciamo, iniziazione del cammino neocatecumenale in Italia nel 68, appunto, a Roma. E altra cosa che mi ha comunque molto colpito e che è stata poi anche ribadita sul pullman durante il ritorno era il fatto che anche Bottolengo in questo senso rientra un po' nella storia del cammino, in quanto è stata in ordine la terza comunità nata a livello nazionale dopo Roma, Ivrea e appunto Bottolengo, per cui questo 50° anche per noi di Bottolengo, per noi o meglio per persone che nel 70 hanno iniziato il cammino, era sicuramente un qualcosa di veramente profondo. E altra cosa molto bella di questo incontro è stato sicuramente l'omelia del Papa, che ci ha richiamato tutti noi presenti ad essere comunque prima di tutto discepoli di Dio, di Cristo, e ci ha richiamato in modo abbastanza forte, in modo abbastanza eloquente ad andare alla missionarietà, quindi ad andare a fare discepoli. Questa chiamata quindi a non nascondersi rispetto alla fede che professiamo, ma andare appunto a raccontarla, perché questa fede è fonte di gioia per la vita e quindi deve essere comunicata, deve essere trasmessa anche alle altre persone che magari hanno avuto, non hanno ancora avuto questo annuncio di gioia. E quindi, tornando alla giornata di Roma, è stata una giornata in cui in un incontro anche abbastanza veloce abbiamo prima cantato e pregato con Chico, che è l'iniziatore del cammino neocatecumenale. Poi, dopo l'arrivo del Papa, si è fatto una lunga fase di presentazioni delle 135 nazioni presenti all'incontro, e poi è stata letta una parola appunto con poi l'omelia di Papa Francesco, e tutto poi si è concluso con un canto e con un festeggiamento, ecco, con, diciamo, un invito, come dicevo prima, del Papa verso di noi e una preghiera nostra, diciamo, ispirata a Chico nei confronti del Papa, perché si possa sempre essere vicino in questo cammino. Dico anch'io due parole per quanto riguarda questa esperienza che abbiamo vissuto. A differenza di Edoardo, io per la prima volta venivo a Tor Vergata, anche se in passato ho vissuto altri pellegrinaggi organizzati dal cammino, quindi
già sapevo come funzionava. La mia esperienza personale, devo dire che è stata inizialmente, diciamo, sono partito non molto entusiasta, perché ci aspettavo comunque 24 ore di cui 4 o 5 a Roma e il resto di pullman, ma man mano lo spirito ha agito in me, come anche nelle altre persone, gli altri fratelli che erano sul mio pullman, insomma. E questo penso sia dovuto alla preghiera, perché durante il viaggio abbiamo fatto i vespri di notte, quando mezzo pullman voleva dormire, siamo stati chiamati a fare i vespri e è stata una bellissima esperienza. Poi all'arrivo l'incontro è stato, secondo me, molto bello e molto forte. In particolare, come già diceva Edoardo, mi hanno colpito le parole del Papa che ha spronato queste 34 famiglie inviate con Missio Agentes. Sono state, come stai dicendo, spronate, ma come anche tutti noi siamo stati inviati a non restare fermi ad agiarsi, ma ci è stato ricordato dal Papa come essere cristiani significa essere missionari e quindi testimoni della bellezza del cristianesimo. E questa è la mia esperienza. Oggi, domenica 13 maggio, in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Arturo Evaristo, Maria e familiari, Cherubini Lucia e Tommasoni Giuseppe. Lunedì 14 maggio, in oratorio alle ore 8, Santa Messa, Domenico, Francesco e Adele. In contrada San Benedetto alle ore 20:30, Santa Messa, presso la Santella di San Benedetto per le famiglie della contrada. Martedì 15 maggio, in oratorio alle ore 8, Santa Messa, ad mentem offerentis. A Solaro alle ore 18:30, Santa Messa pro populo. In oratorio alle ore 20:30, Santo Rosario e Santa Messa. Mercoledì 16 maggio, all'Incidella alle ore 18:30, Santa Messa, defunti Fedrini Giovanni, Giuliano, Malachia Maria, Savoldi Elisa e Pedroni Mario. Giovedì 17 maggio, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa, defunti Cavallini Silvio e Ghirardi Maria. Alla casa di riposo, alle ore 16:30, Santa Messa. A San Girolamo alle ore 18:30, Santa Messa, defunto Don Angelo Berra. Venerdì 18 maggio, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa. Defunti Resconi Pietro, Carolina e Battista. Al cimitero alle ore 18:30, Santa Messa. Defunti Franco Olini e famiglia Lucini e Bertoletti. Sabato 19 maggio, presso la casa di riposo, alle ore 16:30, Santa Messa pro populo. E in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa, defunta Biloni Natalina. Domenica 20 maggio, in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa, defunti Savoldi Elisa e Pedroni Mario. Presso il palazzetto dello sport alle ore 10, Santa Messa, defunti Alfano Antonia, Annunciata e defunti famiglia Bianchi, Bonaglia e Celsa.
In parrocchiale alle ore 18, canto dei secondi vespri, e alle ore 18:30, santa messa, defunti Guarneri Paola, Fezzardi Aristide ed Esterina. Lunedì 14 maggio, alle ore 20:45, incontro animatori assistenti del Grest 2018. Mercoledì 16 maggio, alle ore 15, La Bella Età, Tombolata. Alle ore 16:10, Santo Rosario in Oratorio per tutti i bambini. Alle ore 21, incontro pro famiglia presso la famiglia Canova Gianni e Teresa. Giovedì 17 maggio, alle ore 21, incontro per la Milonera Missionaria 2018. Domenica 20 maggio, festa dello sportivo. La Santa Messa delle ore 10 verrà celebrata al Palazzetto dello Sport. Lunedì 21 maggio, alle ore 20:30, inaugurazione organo all'Incidella. Pellegrinaggio a Sotto il Monte, visita alla salma di San Giovanni XXIII, Papa. Mercoledì 30 maggio, partenza alle ore 13 dall'oratorio, rientro previsto per le ore 20. Costo del pullman 15 euro, le iscrizioni si effettuano presso l'ufficio parrocchiale o telefonando alla signora Silvana. Presso il bar dell'oratorio sono disponibili moduli per l'iscrizione al campo estivo in montagna e in comune le iscrizioni per il Grest 2018. È iniziata la raccolta per la pesca della festa dell'oratorio 2018. Chi avesse del materiale può consegnarlo tutte le sere in oratorio dalle 20 alle 22. Maggio, San Mattia. Nome, dall'ebraico significa nome di Dio. Storia. Mattia fu scelto come dodicesimo apostolo dopo il tradimento di Giuda. Mattia fu tra i testimoni della risurrezione e in seguito divenne apostolo inviato. Svolse tale compito in Palestina, dove accusò i giudei di aver crocifisso il Messia. Per questo fu lapidato e infine decapitato da un soldato romano. È patrono dei macellai, dei fabbri, dei sarti e degli ingegneri. Buon onomastico a tutti Mattia! La raccolta differenziata rifiuti, che partirà dal 1 giugno, si ricordano le date per il ritiro del kit, secchielli e sacchetti appositi. La distribuzione del kit per la raccolta differenziata avverrà presso i magazzini comunali di via Pavone 10. Presentarsi con la carta regionale dei servizi o col volantino che è stato recapitato nelle case nei seguenti giorni. Giovedì 17, venerdì 18, sabato 19 e lunedì 21 maggio, dalle ore 9 alle ore 13. Il kit si compone di sacchetti per plastica, umido e secco, nuovo bidoncino più capiente blu per vetro e lattine, nuovo bidoncino grigio più capiente per il secco, tessera per futuro accesso ad Isola Ecologica, calendario delle date della raccolta, busta shopper regalo per spesa, a richiesta
potrà anche essere prenotato il contenitore areato da sotto lavello, da inserire poi nel bidoncino dell'umido marrone. E il 19 maggio 2018, alle ore 9, ritrovo presso la sede Cultura Sport Anziani per la consegna degli attrezzi per la raccolta, indicazioni sugli spazi da pulire e modalità di raccolta. La partecipazione a Ripuliamo Gottolengo è libera e non necessita di alcuna iscrizione. Vi aspettiamo numerosissimi, il sindaco Giacomo Massa e l'assessore dall'ecologia Giuseppe Sormani. Festa dello sportivo e dell'ambiente 2018, sabato 19 maggio e domenica 20 maggio, presso il palazzetto dello sport di Gottolengo. Sabato 19 maggio, alle ore 9, Ripuliamo Gottolengo. Alle 9.30, Giochi della Gioventù 2018. Alle ore 14.30, Rassegna di Ginnastica Artistica. Alle ore 15.30, Tornei Calcio. Alle ore 18, Pallavolo Volley 96 e U-Volley. Alle ore 19, Basket. Alle ore 19, Memorial Ciro San Filippo. Alle ore 20.15, Spiedo dello Sportivo. Per prenotazioni, chiamare il numero 339-83-57-050 oppure 366-35-01-047. Serata animata dal DJ Il Pellicano e cocktail. Domenica 20 maggio, alle ore 8.30, motoraduno Giro della Bassa in piazza. Alle ore 10, Santa Messa presso il Palazzetto dello Sport. Alle ore 10.45, premiazione atleti meritevoli e cittadini. Alle ore 11, premiazione bimbi nati nell'anno 2017. Mini torneo di tennis. Piccoli amici, scuola calcio. Alle ore 14.30, torneo di ping pong. Alle ore 15, partite di pallavolo e mini volley. Alle ore 15.30, torneo di calcio. Alle ore 17, saggio scuola di karate. Alle ore 17.45, pillole di ginnastica artistica. E alle ore 18, Memorial Biazzi, CSIAC Gottolengo. Alle ore 18.30, balloterapia con Merope. Stand gastronomici gestiti da AC Calcio, CSI Calcio e Oratorio. Inoltre, gonfiabili per i bambini. E l'Avis ricorda che la donazione del sangue e gli esami si svolgono presso il centro di raccolta Avis in via Raffaello Sanzio 1 a Calvisano domenica 20 maggio dalle ore 8 alle ore 10. Inoltre, per chi effettua la prima donazione, presentarsi alle ore 8. Si ricorda ai donatori che possono fare una leggera colazione evitando latte e derivati. Ricordiamo che la sede è aperta al pubblico il giovedì sera dalle ore 20.45 alle ore 22.30. È stato trovato un mazzo di chiavi in via Donatori di Sangue. Chi fosse interessato può chiamare il numero 030 95 17 489. Signora Bazzana Dinella. E il programma del gruppo Serate Rosa per il maggio 2018. Giovedì 17 maggio, tombolata con tombolone e ricchi premi.
Sabato 19 maggio, gita a Villa Godi Malinverni e Marostica. Giovedì 24 maggio, serata di giochi in compagnia. Giovedì 31 maggio, festa di chiusura estiva con pizza go go per i saluti di buone vacanze. E inoltre, 4 passi per la salute. Si cammina il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì. Presso il palazzetto dello sport, il ritrovo alle ore 20:30. Io vi saluto, vi lascio alla presentazione della nuova proposta di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Buona visione e buona settimana a tutti!